Amici di Dibattito, buonasera. Oggi non ho abbandonato la nostra Marcella Cannariato e siamo qui per un'altra puntata, un'altra bella discussione su questo tavolo di rappresentanza. Donna, perché Dibattito, donna, cuore che batte. Questa cosa mi piace, ma l'ha detta Marcella, dice il cuore che batte. Perché batte il cuore, Marcella? Direi che batte violentemente perché i problemi sono tanti, li dobbiamo affrontare e a breve ci apprestiamo ad andare alle urne e secondo me da lì, proprio dal segreto delle urne, deve partire la rivoluzione, ma non la rivoluzione sbandierata e politicizzata, la rivoluzione della società civile. Noi dobbiamo cominciare a sceglierci e a scegliere chi ci governerà. Perfetto. Questa trasmissione ovviamente continuerà anche dopo le elezioni regionali e cercherà di interpretare gli umori e i malumori della gente comune come noi. Infatti, oggi abbiamo Agata Messina. Agata Messina che sta percorrendo questo percorso, si è candidata con la lista Di Nello di Musumeci. Musumeci, perfetto. Allora, c'è una frase che a noi piace prima di aprire la trasmissione che vorrei che la leggessi insieme alla nostra Marcella. Allora, metà la leggo io e metà la legge Marcella. Devo dire una frase molto significativa che dice così: in politica, se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo. E io non ci vedo, e questo è tragico. Se vuoi che qualche cosa venga fatto, chiedi ad una donna, Quindi, Margaret Thatcher. allora, l'uomo che cosa significa? Che l'uomo parla, 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 però noi donne facciamo i fatti, e Sì, questa è una cosa che ci lusinga. certo. Allora, per quanto riguarda questa domanda, per aprire il nostro argomento politico, allora, tu cosa vuoi fare? Il fatto che tu ti sei candidata, perché hai scelto di imbarcarti in questo percorso? E la motivazione che ti ha portato a farlo, qual è? Se è una motivazione importante, interessante, tua personale o se è stato qualcuno a spingerti? Allora, innanzitutto io sono una mamma. E questa è la cosa più Ho importante. vissuto sulla mia pelle tutti i problemi che una mamma ha dal momento che nasce il figlio al momento che diventa adolescente, che è la fase più traumatica sia per il figlio che per la madre che per i genitori in generale. E ho capito che la società non ha creato gli strumenti per dare la possibilità alla madre, lasciamo stare al padre, ma alla madre, di risolvere i piccoli problemi, non i grandi problemi. I grandi problemi io li lascio a gente più esperta di me, ma ci sono piccoli problemi che ogni giorno una mamma deve affrontare, Vero. ma ai quali nessuno pensa, Tipo? perché, ma per dirne una, accompagnare il figlio a scuola. Noi abbiamo una città dove i mezzi pubblici sono quelli che sono e sono sempre pieni, strapieni, molto spesso anche di gente che ti ruba il portafoglio. Ma non solo, non rubano solo il Abbiamo portafoglio. un Ci sono traffico, anche delle molestie all'interno degli sì, autobus, che quelle sono ne so la cosa più qualcosa, ne grave. so Ecco, qualcosa. quindi è già solo due Abbiamo problemi, un perfetto. traffico sconvolgente a partire dalle 7:10 del mattino, perché appena noi usciamo da casa alle 7:20 noi siamo persi. Cioè, mio marito comincia a sbraitare giustamente perché dice: io sono il tassinaro immerso in un inferno di macchine, però i miei figli devono andare a scuola, i miei figli vanno tutti e due al Cannizzaro. Noi abitiamo a Villa, vicino Villa Serena, quindi è un percorso che peraltro hanno pure martoriato perché abbiamo una via d'uscita ma non abbiamo una via di È accesso vero, al sì. quartiere, quindi siamo pure ghettizzati purtroppo. Abbiamo proposto una variante che non hanno accettato rispondendoci che la variante che era una cosa semplicissima e che non costava nulla, non si può fare perché la variante non è prevista nel piano regolatore. Mi devono spiegare che cosa significa. Quindi cominciamo noi, quando ci svegliamo, i miei figli devono andare a scuola. Questo è il primo grande problema. Allora, perché non hanno pensato a una navetta che parte dalle periferie che sono le più affollate, le più disagiate, le più lontane, le più distanti dalle scuole superiori? Perché le scuole comunali le abbiamo nel quartiere. La scuola, siamo riusciti ad avere pure le scuole medie vicino casa, ma in genere le scuole, i licei e le scuole superiori in genere non ci sono vicino casa. Tu Quindi devi attraversare tutta la questo è città. stato uno dei tanti problemi che ti Uno ha dei tanti portato problemi. a Sì, perché vorrei valutare. proporre una navetta da che parte dalle periferie, che raccoglie Ma tutti questi non solo per ragazzi. Palermo, mi auguro. No, io ovviamente parto da Palermo, che è la città simbolo del caos. Non è che poi, quella è la città, sì, perché anche Catania è combinata così, perché anche altre città sono combinate così, ma
ieri per esempio a Misilmeri la preside chiamava il sindaco di Ciminna dicendo: guarda, tu non mi puoi fare un servizio come quello che mi fai perché i miei alunni perdono mezz'ora di scuola. Quindi ritengo che i problemi siano a Palermo più gravi. Ci arrivo. Quindi questo è il primo problema che vorrei suggerire ai sapientoni di risolvere, perché se io ci sarò sicuramente lo porterò come problema da risolvere. Il secondo problema sono i libri. Noi abbiamo una confusione sia nella mente dei ragazzi ma anche in quella degli insegnanti, che molto spesso ci fanno acquistare libri che non usano. Oppure mio figlio, io per esempio ho insistito affinché mia figlia accettasse di essere scritta nella stessa sezione del fratello, che attualmente frequenta il quarto liceo scientifico, mentre la piccola è al secondo. Allora io insisto, scrivi nella stessa sezione così non compriamo altri libri, usiamo quelli. Libri, ma quando mai? Nel giro di 2 anni hanno cambiato tutti i testi. Quindi ho dovuto ricomprare tutti i libri. Ma qua c'è pure la speculazione che ma va sicuramente avanti. Questo è un altro problema a cui nessuno pensa, perché dice le editorie, gli editori devono lavorare. C'è un'economia, certo. Ma per carità, ma un'economia sulla nostra pelle. È solo sulla nostra, perché non è che tutti i genitori siamo in grado di acquistare tutti quei libri inutili. E non solo, mia figlia 2 giorni fa mi fa: sai mamma, la professoressa mi ha detto questo libro che non serve più, perché ce lo farà usare, lo dobbiamo cambiare, anzi sai che ti dico, compriamone un altro perché ne serve una. Ma tu sei ammattita, tu e la professoressa pure. Noi parliamo di budget di 300-400 euro sì, al ragazzo. Sì, lo so, ne ho sentito parlare, lo so. Questo è un altro problema. L'altro problema sono i percorsi scolastici di questi ragazzi, che sono diventati difficilissimi. Cioè è come se questi ragazzini, intanto non tutti hanno a casa un papà che gli può insegnare quello che loro ancora non sanno. E non solo, ma gli insegnanti, i docenti pretendono che a casa noi facciamo tutto quello che loro non riescono a fare. Programmi che io per esempio, che ho studiato ragioneria, sono ragioniere e perito commerciale, se io dovessi oggi dare una mano a chi studia ragione non gliela so dare, perché hanno cambiato tutto, cioè tutto quello che noi abbiamo imparato. Che è stato. Però Agata, perdonami, la società si evolve. Sì, per carità, ma noi sempre soli siamo. La società si evolve, ma noi sempre soli siamo, sempre quelli, sempre con questi problemi. Non è che la società si evolve, ma noi che quindi dobbiamo fare? Quindi convieni con me che ci vogliono asili nido dopo scuola e scuole di eccellenza. Sicuramente, ma anche al superiore. Quando ci sono materie come per esempio la matematica, che nei licei scientifici rappresenta la materia base, la materia più importante, ci sono ragazzi che non hanno ancora chiara la struttura della matematica e nessuno gliela insegna e vengono bocciati o vengono rimandati continuamente. Però io ho notato una cosa, come dice Marcella, la società si evolve, voglio dire una cosa cattiva, però ho notato che la società si evolve soltanto nella Palermo bene. Brava, bravissima. Purtroppo c'è una Palermo che va avanti, sì, e una, è una che è destinata a restare dietro. Ma noi qui non possiamo parlare, ragazze, di, perdonatemi, non possiamo parlare di Palermo, noi dobbiamo parlare di una regione, della Sicilia. Però, allora, a mio avviso, la Sicilia e i siciliani sono anestesizzati. Sì. La politica che ci ha i politici che però ci hanno governato, è la prima città, il simbolo che ci rappresenta, quindi deve partire da qua. Posso dirvi che a mio avviso Palermo è diventata una tabula rasa. Cosa vuol dire tabula rasa? Vuol dire che non c'è più niente. Io gestisco un ufficio che è un buon osservatorio, e se io dico che non c'è più niente vuol dire che veramente per andare a lavorare io mi devo procacciare i clienti molto fuori la Sicilia. Esatto. Laddove al nord Italia, anche se c'è una recessione economica, ancora le aziende marciano con mille difficoltà, ma marciano. Allora, qui chiudono. Qui chiudono. Esatto. Chiudiamo. Sì. E quindi tu che lavoro fai? Perché io faccio l'informatore scientifico nella mia seconda vita, perché prima di avere i figli facevo il dirigente commerciale, però non me lo potevo più permettere, perché avevo deciso a 34 anni di diventare mamma e volevo essere mamma dei miei figli. E ti sei occupata della che famiglia? Che mi sono occupata della loro educazione, della loro crescita, e li ho seguiti passo passo. Io sono orgogliosa di conoscere i miei figli, perché molte mamme non conoscono i propri figli. Quindi i miei figli non hanno i disagi che molte mamme hanno, perché non riescono più a dialogare con loro. Io grazie a Dio ci dialogo, perché li conosco. Tu come ti vuoi rapportare con questa politica? Cioè cosa
Nell'eventualità che nell'eventualità, tu, molto remoto. Molto remoto, perché molto apriamo una piccola parentesi. Agata Messina si è proposta quale candidata per il PDL, ben sapendo che non verrà eletta. Agata fa parte di un movimento di donne che vorrebbe diventare un punto di riferimento in una città estremamente disagiata. Allora il ragionamento di queste signore è stato, bene, vediamo di mettere un piedino, di essere una briciola, ci proponiamo ben sapendo che non abbiamo un apparato tale, né abbiamo il danaro, il fiume di danaro che hanno gli schieramenti che in politici. In queste circostanze si spende a fiumi, e quindi Agata è colei che ha deciso per conto di tutte le altre donne di scendere in campo. Agata è la punta di un iceberg. A questo punto Agata, senza essersi preparato una campagna elettorale per mesi, senza avere denaro dietro, è una di noi, cioè una coraggiosa. È dall'altra parte della barricata, dove una siamo, una che ci volesse. Dove siamo io e Giusy. E a proposito di voler esserci, perché è bellissimo, io ci voglio essere. Beh, certo. Voglio fare una piccola chiosa anch'io. Io ci voglio essere. E siccome faccio parte di una società civile, non voglio stare al balcone a guardare come fanno quasi tutti. Ecco perché io mi sono proposta a fare l'opinionista di una trasmissione condotta dalla ben più nota Giusy Randazzo. Ma stiamo conducendo insieme. L'unico, però. Il vero problema è questo. Noi che siamo dall'altra parte della barricata, noi come Agata Messina ci dobbiamo essere, e se non riusciamo a fare ciò, noi siamo un popolo perduto, un popolo che si fa fregare i 4 miliardi di euro dal nord di FAS, un popolo che non ha asili nido dove collocare i propri figli, un popolo che non ha eccellenze. Le piccole eccellenze sono quei pochi uomini o donne che a gran fatica e sulla propria pelle vanno avanti per poi espatriare e andare a lavorare all'estero. Quindi continuiamo, Agata, sì, tu quindi, mamma, tu donna normale. Io donna normale. Tu una di noi. Io come una pensi di poter collocarti? Tu hai scelto il PDL perché so, me l'hai raccontato tu, che è l'unico schieramento che ti ha offerto di questa possibilità. Questo, infatti, noi non bisogna. Noi siamo qui, grazie anche a loro, quindi ci hanno dato questa opportunità. Lo so anche che tu hai scelto il PDL perché viene rappresentato in questo momento da un uomo integro, qual è Nello Musumeci, sì, ma intaccato. Io ho ascoltato il suo discorso programmatico e mi ha emozionata, cioè veramente un politico mi emoziona, perché ho un'esperienza di segreteria politica, quindi una formazione proprio sul campo di 5 anni, e ho anche una formazione un po' più particolare fatta coi padri gesuiti per 8 anni, quindi loro mi hanno insegnato le cose di Dio ma anche le cose degli uomini. Questa segreteria politica mi ha fatto capire cosa c'è dietro le quinte, sì, della politica, oltre che tutte, sai, le dinamiche, anche una giungla, brava, sì, anche tutte le dinamiche che ci sono in questa realtà, che comunque io devo dire Dio ci ha dato la possibilità di conoscere la politica per sistemare le cose degli uomini. Noi le abbiamo talmente ingarbugliate, talmente caotizzate, che non riusciamo più a capirci niente, non ci capiscono niente manco loro. Sistemare le cose degli uomini non proprio, perché però le hanno distrutte le cose, sì, degli uomini, si sono sistemate che, le allora, proprie la cose. Scienza, la scienza serviva per sistemare, noi abbiamo ingarbugliato, sì, tutto, non abbiamo ci capiamo distrutto, più niente, sì. Quindi non capiamo più qual è l'urgenza, perché ci sono le cose urgenti, ma ci sono le cose importanti. Le urgenti molto spesso prendono il posto di quelle importanti, e quelle importanti non le risolve nessuno. Ci sono problemi di fondo, di povertà, anche povertà non solamente finanziaria, economica, ma ci sono povertà, gente che non ha neanche con chi parlare per poter esporre, allora diventa cattiva perché nessuno lo ascolta. Perché il povero non ha nessuno. Bravissima. Il povero bravissima. È discriminato, io ho questa passato, è la cosa più brutta. Tutti questi anni che ho dovuto accudire per mia scelta i miei figli, avevo le mattine libere, allora
Mi sono dedicata a piccoli lavori perché ho contribuito e contribuisco al budget familiare, però ho anche passato tanto tempo con gli altri, con gli anziani, con i ritardati, con gente che veramente in alcuni casi non ha voce. Per i diversamente abili. Allora, io mi sono innamorata dei diversamente abili, ma di una categoria di loro, i ritardati. Sono dei valori che la società non ha alcuna intenzione di scoprire. Perché è vero è che loro hanno dei ritardi, quindi in certe cose sono limitati, però sono limitati nei lavori intellettuali, ma non sono limitati nei lavori pratici, nei lavori manuali. Nessuno mai ha pensato di valorizzare queste persone che sono tante e che rappresentano un grande problema per la famiglia, per il padre e la madre. Io ne conosco uno in particolare. Per alleggerire la famiglia. Ne conosco uno in particolare, il quale quando io ho detto guarda io avrei questo progetto di fare una scuola di formazione anche per Matteo, si chiama Matteo il ragazzo, che mi è particolarmente a cuore e spero che qualcuno mi ascolti per poter fare qualcosa prima che i suoi genitori non ci siano più. Ecco, una scuola di formazione professionale per loro, quindi con degli insegnanti, con dei docenti, con delle eccellenze, come dice Marcella, che possano tirar fuori da loro quel valore, quel tesoro che hanno dentro, perché io lo so che loro sanno fare le cose. Però nessuno gli chiede. Ma di sono farlo. Gli altri che non lo nessuno sanno gli e non gli interessa nemmeno saperlo. Quando questo. I ragazzi frequentano le scuole normali con un corso, un percorso normale, evidentemente sono molto spesso sono pure frustrati, sono sia loro che i genitori. Perché non possono fare quel percorso, ne devono fare un altro. Sto notando una cosa, io ti ho conosciuta quando Marcella ci ha presentato e sto vedendo che le tue intenzioni e il tuo proporti, sei una donna determinata. Molto. Quindi lo sto notando moltissimo. Nel modo di come ti esponi. Quindi essendo una donna determinata, sicuramente, come Marcella ha sempre chiesto, avrai un tuo programma, a parte tutti questi problemi che hai elencato. Il tuo programma, qual è? Il mio programma. Punto saliente. Il mio programma è la giustizia sociale, cioè in una parola io mi rivolgo a tutti quelli che in questi anni hanno fatto la politica, una politica d'élite, una politica che ha pensato solamente a risolvere i problemi di pochi, ma a risolverli per sempre, mentre ha dimenticato che c'è tutta una massa di gente, una massa critica, come si dice nel commercio, una massa critica che non solo sta morendo di fame, perché sta morendo di fame, ma nella sua testa non ha neanche un interlocutore con il quale parlare e cercare di capire se la politica sta facendo qualcosa per lui. Non ce l'ha. Ecco, la giustizia sociale. Io questo, nel mio programma c'è la giustizia sociale. Ripartire, fare ripartire la macchina, ma non considerare solamente che c'è una Palermo e poi e l'altra invece è completamente dimenticata. Come ho detto io all'inizio. Noi siamo una società. Anche i voti di questa gente serve. E non solo, e devo dire una cosa, perché in campagna elettorale io ho vissuto come si fa la campagna elettorale, lo so. A questa gente si spreme, questa gente si prende in giro, a questa gente si fanno promesse e poi alla fine non gli si dà niente, se non con veramente, io a volte dico, ma si può arrivare a tanto? Un pacco di pasta, un pacco di zucchero, un pacco di farina, un pacco di latte. No, non si fa così. Sì. Questa non è la politica che loro vogliono. Non è questa. Me l'hanno detto chiaramente. Questa non è la politica che vogliamo. E però vanno a votare. Però certo che vanno a votare. Perché alla fine perché le persone hanno bisogno di qualcuno. Hanno bisogno dei punti di riferimento. Allora, se questo ma sanno perfettamente bene che quei punti di riferimento dopo le votazioni non ci sono. Infatti, molti di loro non andranno a votare. Ci sarà una ribellione, ma io mi auguro che comunque questa gente capisca che se non vanno a votare fanno peggio, perché saranno riconfermati i soliti noti e quindi non cambierà niente. Sono, credo, 72 gli ex candidati. Certo, i soliti noti. Gli ex noti che si ricandidano. I soliti noti verranno riconfermati loro. Io ieri sera ho fatto qualcuno una riunione. Rimarrà sicuramente a casa anche di questi soliti noti. Qualcuno. Però molti di loro ci saranno. Sì, e l'ultima cosa che pensano è pensare
poltrone, assolutamente. I soliti noti non sono propensi a lasciare la propria poltrona. Ma la gente dice: ma io perché mi devo pure disturbare ad andare a votare per dare voto a gente che poi ma quando mi vede manco mi saluta, invece prima mi abbraccia, mi bacia come se fosse un amico. Però purtroppo quelli che hanno ricevuto il pacco di pasta, come dici tu, e il pacco di farina andranno a votare. Quindi quello sì. Ma quello non è un problema. Anche mio. 25 euro se per questo sono quello, le ultime quello notizie. Non può essere un problema mio, c'è una magistratura, io penso che la magistratura queste cose gira questa voce purtroppo. Sì, è vero. Noi dobbiamo fare, i magistrati facciano i magistrati, i poliziotti i poliziotti, i carabinieri i carabinieri, ognuno deve fare il suo ruolo, perché qua tra l'altro abbiamo confuso i ruoli, tutti vogliamo fare tutto, non è così. E per questo la società è andata come è andata, perché ci sono quelli che vogliono fare tutto. Allora, oggi si improvvisano questo, oggi, domani questo. Ma secondo te perché vogliono fare tutto? Perché qualcuno sicuramente glielo avrà permesso. Perché devono acchiappare tutto? Certo, ma è chiaro, perché nessuno li ha controllati e nessuno ha verificato che loro facessero le cose. Ma è chiaro, le istituzioni non è che hanno sbagliato in una cosa, hanno sbagliato quasi in tutto. Allora, ascoltami, siamo alla fine. Quasi in chiusura. Quasi in chiusura. Un tuo sogno nel cassetto. Un sogno, allora, particolare. Un mio sogno, io ti posso dire quello che ho pensato un giorno passeggiando per Via Libertà. Ho detto: vorrei che le persone che io vedo fossero felici, questo è il mio sogno. La felicità non è una cosa che non si può raggiungere, è una cosa che si può raggiungere. Certo. Con la pace e con la sinergia. È un po' difficile, sì, però basta però un po' se di noi buona riusciamo volontà. A valorizzare i talenti, riusciamo ad aiutare chi non ha nessuno che li aiuta. Noi avremo pace sociale, avremo collaborazione, avremo gente sicuramente migliore di quella che abbiamo e avremo anche una società migliore. Questo io chiedo. Quello che diceva Santa Raffaella Maria, vorrei che tutti quelli attorno a me fossero felici. Mi hai sbalordito, questo... complimenti, sai? Guarda, abbiamo avuto tante donne qua sedute a questo tavolo. Ma devo dire che... di chiudere sì. Salutando Agata Messina che ci ha commosso e che si è commossa. Complimenti, brava, fossero tutte come te le candidate. Parole. Lei è una di noi, è dall'altra parte della barricata. È una persona che parla e si emoziona, questa è la cosa più bella. È cioè, vero, si è emozionata. E allora vi salutiamo. Alla prossima. Alla prossima. Vedremo di Marcella è rimasta senza parole. Sì, vedremo di non intervistare più candidati, ma qualcuno di noi. Ciao ciao. Alla prossima.